Ma hey Cugio, ben ritrovati dal vostro Android Nick 91, sono io Kai Watch 3. Come avete letto dal titolo, oggi recluterò Zazel. Sembra che sia una missione normale, insomma, non troppo difficile. Ah, intollerabile. Che succede, Zazel? Oh mio Dio, metà schermo occupato dal... Eccolo qua. Sembra molto preoccupato. Visto che avete salvato la città, sento di poter confidare in voi. Vorrei che intraprendeste un'indagine top secret per contro... Per conto... dell'assemblea yokai. Ormai non lo dico neanche più, non lo dico. Si può usare per contro di qualcuno, ma è sbagliato in questo contesto. Zazel, amministratore dell'assemblea yokai, ha una richiesta della massima segretezza. Che cosa sarà mai? Primo frammento pietra S infinito. Sì, c'è anche l'altra metà che dovrebbe essere uno yokai, credo, o un oggetto. Si debbono fondere praticamente, è un oggetto della fusione. Di che si tratta? Andiamo da un'altra parte, vorrei parlarvi lontano da orecchie indiscrete. Se non erro, il vostro quartier generale dovrebbe trovarsi alla base Blasters. Incontriamoci lì e poi vi illustrerò i dettagli dell'incarico. Ok, perfetto. Buono. Zazel poi in Yokai Watch Blasters compare anche alla torre Blasters. Qui dovrei fare la missione contro Overnian, non so di preciso cos'è. Perché ho letteralmente saltato il dialogo. Quindi non ho idea di cosa sia, però prima o poi la farò, ma non penso sia una boss battle. Ecco, Espera Mini, se io ora resettassi troverei qualcos'altro. Ma non è detto che sia un'espera. Per dare il fungo a KJ, nella missione appunto dei funghi, di Madame Fungo, ho dovuto prima attivare la missione che aveva KJ di ripopolare la sua discoteca, e quindi dovevo incontrare tre yokai che appunto spargessero la voce di questa discoteca e che la facessero popolare. Quindi, parlando con Nevin, insomma, ho risolto uno yokai di quella missione. Però, cose a parte. Intendi Zazel? Sì, praticamente Zazel ci stava aspettando. Esattamente, accogliamolo con tutta la gioia possibile! Ora posso procedere con i dettagli. È un ordine top secret dell'assemblea. Cielo, deve essere una questione della massima importanza. Che dobbiamo fare? Voglio che investighiate su Emma il Grande. Che intendi? A volte sua altezza si reca nel mondo umano, nella tua città, e assume persino le sembianze di un umano, un ragazzo. Con questo aspetto. Ma questo... È una memoria impeccabile. Sì, perché lui è il nipote di Lucas. Confondersi deliberatamente con gli umani. Come gli è potuto venire in mente? Come può lasciare indietro tutto il suo lavoro e sparire all'improvviso? Non appena volto lo sguardo, scompare in circostanze misteriose. Dicevo, voglio che scopriate cosa sta facendo Sua Altezza nel mondo degli umani. Dovrei occuparmi della faccenda, ma sono impegnato, non posso accompagnarvi. Però vi darò questo, contattatemi non appena scoprite qualcosa. Il misterioso smartphone nero da Zazel. È uno smartphone? Non è un comune smartphone. Certo, possiede le funzioni di uno smartphone, ma riesce a rilevare l'aura di Sua Altezza rivelandone la posizione. In più nasconde la tua presenza. Ah, addirittura! Ma non vendono aggeggi simili nemmeno allo Yopple Store! Infatti l'ho richiesto personalmente su commissione alla Yopple. È lo Zafonino! A quanto mi risulta, Sua Altezza si aggira per la città al tramonto. Allora lo Zafonino reagirà alla sua presenza e vi mostrerà dove si trova. Quindi lo Zafonino reagirà quando dormiremo fino a notte a Valdoro. Conto su di voi. Buona fortuna. Di notte, ma intendi notte fonda o notte notte? Bene, controlliamo lo Zafonino. E Andrea, lo Zafonino sta reagendo. Emma il Grande deve essere in città. Bene, rintracciamolo. Dov'è? Secondo il radar, è in un vicolo di Valdoro Centro. Che ci fai in un posto del genere? Scoprirlo sarà la nostra missione. Bene, andiamo subito. Ok. In un vicolo a Valdoro Centro che sia sorso di gelo? Sì, è quello! Per forza, qui c'è appunto
la locandiera che conosce gli yokai, eccolo, va. Ecco M grande in forma magna, quella persona che sia la sua consorte? Oh, avrebbe dovuto dirmelo che intendeva far visita. Non volevo disturbare, sono solo di passaggio. Sorso di gelo. Sembra stia avendo successo. Non mi stupisce. Anche le persone più arrabbiate si calmano se hanno qualcuno a cui confidare i propri guai. Che gentile, mi sento onorata. Visiti Sorso di gelo la prossima volta, le preparerò un bello spuntino. Ehi, non trattarmi come un ragazzino! Questi due si conoscono. La signora Gerinda di solito ti vende gli snack, Andrea. Forse piacciono anche a Mel Grande? Si sono incontrati solo per parlare di snack? Eppure così sembra. Forse è solo in visita di cortesia. Già, così pare. Chissà dove si sono conosciuti. Controlla lo zafonino di notte. Ah, è finita ora? Ok, dormiamo fino al mattino e poi torniamo appunto alla sera. Mi sa che deve passare un giorno in questa maniera, sennò mi sa che non funziona. Sì. Ehi, Andrea, lo zafonino sta reagendo. Che reazione forte! M grande deve essere particolarmente vicino. Che? Qui vicino? Secondo il radar, pare che sia nella palestra della scuola elementare di Valdoro. Nella palestra della scuola? Che ci fa lì? Andiamo a scoprirlo, gna? Ok, andiamo alla palestra della scuola. Sì, tanto mi fa comparire qui fuori. Chissà che legami ha M il grande col mondo umano. Però ieri non si è accorto di noi, quindi neanche oggi devo supporre. Ah, con Kyubi! Professor Kyubi, sappiamo tutti quanti che è Kyubi. M il grande è davvero qui e con lui c'è... I bambini non dovrebbero andare in giro a quest'ora. Va bene! Ma se dovesse capitare qualcosa non tarderesti a raccorrere. Vuol dire che si fida di me? Pensala come ti pare. Non sembri molto adatto al ruolo di maestro comunque. Che stai insinuando? È un ruolo autorevole. Se una piccola volpe insolente dovesse venire qui da un'altra città, in veste di maestro potrei sbarazzarmi senza attirare troppo l'attenzione. E poi è più divertente di quanto si pensi. I miei studenti sono tutti bravi ragazzi. Vuole frequentare anche lei le lezioni? Stavolta passo. Come butta? M grande conosce il professor Kyubi? Ok, ho capito dove stiamo andando a parare. Già, e di solito non parla così. Non so cosa pensare. In ogni caso penso che pare che stiano solo chiacchierando. Insomma, che intenzione avrà? Prima abbiamo visto Sorso di gelo, ora è professor Kyubi. Non vi ricordano due yokai? A me sì. E Andrea lo zafonino sta reagendo? E Mel Grande si trova nel mondo umano? Davvero, dov'è? Secondo il radar, pare che stia alle terme di Valdoro. Che sia venuto solo per farsi un bel bagno caldo? Andiamo a controllare le terme di Valdoro. Con Traspec andiamo all'ora di Vitaliano, che è il punto più vicino nel quale ci possiamo teletrasportare. E siamo di fronte alle terme. Qui, ecco, signor Vitaliano. È M grande! E la persona in sua compagnia potrebbe essere... Ma potrebbe, Ne è passato di tempo, ma non sei cambiato affatto. Benvenuti. Oibo, quanto è cresciuto! Come te la passi, tutto bene con gli umani? Sì, gli umani di questa città si prendono buona cura di ogni cosa. Spesso vi sono in negozio più per chiacchierare che per riparare l'orologio. Niente male. Non mi aspettavo che si conoscessero. Sembrano conoscenti di vecchia data. Chissà come si sono incontrati. Già, chi lo sa? Aspetta, ora che ci penso. Non possono vederci, giusto? Esatto, eppure siamo così vicini. Già, è davvero impressionante. Secondo te che intenzioni hanno? Sì, perché ora mi sono ricordato che lo zafonino ci permette di essere invisibili a loro. Non ne ho la più pallida idea. Ma secondo me Emma viene nel mondo umano giusto per incontrare i suoi vecchi amici, insomma, conoscenti, persone così. E prima pensavo che fossero appunto degli yokai, no? Però va a finire che secondo me andiamo a incontrare anche lui che parla con Lucas, che lui dovrebbe essere il nipote di Lucas. E non che Lucas è il nipote, se non sbaglio. Lucas è lo zio di Emma. Ehi, Andrea, lo zafonino sta reagendo.
A chi farà la visita stavolta il grande Emma? Neanche Rogue indica il radar. Noi. Sembra indicare il tunnel di Picco della Preghiera. Il tunnel del Picco della Preghiera a Campo Fiorito? E chi miavolo ci andrebbe mai? Ma il radar indica proprio lì. D'accordo, andiamo a vedere. Il tunnel di Picco della Preghiera? Vuoi dire piano ciabatta? No, aspetta, il tunnel è lì. Praticamente qui c'è l'inferno infinito, in teoria. Però mi sembra che in questo gioco non c'è l'inferno infinito, se non sbaglio. Non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sembra proprio che non c'è. Eccolo qua, nel tunnel? No, qui eppure si può entrare. Allora c'è il tunnel, c'è l'inferno infinito. Mostratevi! So che mi state seguendo anche stavolta, non è così? Andiamo! Ci ho scoperto! Ehi! Siete voi, ne ero sicuro. Quando ci ha scoperto? Oh, ho sentito di essere seguito fin dall'inizio. Fantastico! Però un qualche potere mi impediva di rivelarvi. Il potere dello zafonino! Tuttavia, questo luogo è speciale. Qui la mia aura è più forte. Ora ditemi perché mi state seguendo. Ecco, c'è qualcosa che vorremmo sapere. Che ci fai in città? Ti abbiamo visto parlare con delle persone. Sono yokai che hanno deciso di vivere tra gli umani, assumendone l'aspetto. Cosa? Quelle persone sono yokai? Sì, e proteggono la città da generazioni. È per stabilire un rapporto pacifico tra yokai e mondo umano. Che è anche il mio dovere, e non posso assolverlo standomene chiuso in ufficio. Un re degli yokai che non ha idea di come sia il mondo. Non è degno del nome di Emma il Grande, non credete? Ah, quindi il suo scopo era controllare che regnasse l'armonia tra yokai e umani. Esatto. Ma adesso è ora che vada. Sarà davvero preoccupato se ha chiesto a voi. Se n'è andato. Ah, è Zazel. Ho sentito tutto. Solo ora capisco cosa aveva in mente. Vorrei parlarvi. Tornate alla base Blasters, per favore. Va bene, ci vediamo lì. Abbiamo ospiti, sì, lo sappiamo. Felicio, grazie. E quindi alla fine non era lì per divertirsi. Capisco. Nessuno ha a cuore i futuri degli yokai e degli umani quanto sua altezza. Mi pare evidente ormai. Mi preoccupavo inutilmente e temo di non averlo compreso appieno. Sono stato davvero sciocco. Zazel. Benissimo. D'ora in poi anch'io analizzerò più da vicino il rapporto tra umani e yokai. Stare con te potrebbe essermi molto utile, non trovi? Sbaglio o ti sto chiedendo di diventare amici, Andrea? Cosa? Dici sul serio? Sì, mi servirebbe. D'accordo, grazie infinite. Tuttavia, prima dovrei provare di essere all'altezza. Intendi dire... Vuole combattere? Mostrami la tua vera potenza. Ottimo. Ci vorrebbe il livello 60, ho visto, ma... Ce la possiamo fare, no? Buoni danni, Zazel, te lo concedo. Ah, peccato. Quasi tutto con la pistola! Io basta che attacco e ho vinto. Ho vinto già. Oh, c'ho un pelo davanti all'occhio. C'avevo un pelo davanti all'occhio, non vedevo. Ma... miseria! 29.000 punti! Ok! me l'aspettavo. Io non mi aspettavo che dovessimo batterci così su due piedi. Ah, sei davvero forte! Ma che cosa, che l'abbiamo sconfitto in un attimo! Dopotutto sei presidente dell'assemblea yokai. Ora siamo amici, vero? Sì. Mi auguro che la nostra si riveli un'amicizia duratura e proficua.
Zazel. Zazel. Vuoi rinominare Zazel? No, mai nella vita. Però, cavoli, pensavo fosse più duraturo. Benissimo. Mostrami come vivono gli umani. Che sua altezza ama così tanto. Oh no, questo umano è proprio forte. Rifacciamolo, ma è una bambina. Ma Yanda bisogna pur staccare dal ruolo di Emma il Grande. Sì, praticamente tu puoi giocare con la persona che ti sta di fronte. Ah, mi sembrava un rumore. Invece era la musica che sarà sovrapposta. Quanto prendo un colpo. Dico, ma che è successo? Che è sto rumore? Voce Zazenian. Devo giocare con Mainian, con Originian. Non ci gioco per niente. Eppure se lo meriterebbe. Tante cose ho trovato. Perfetto, un nuovo yokai squadra. E Usapion, se non trovo il suo... Ci dovrebbe essere un modulo per farlo diventare Imperatore Rosa. Imperatore Rosa apri tutto, apre. Ti distrugge tutto proprio. E vorrei metterlo in squadra. Però se trovo Emma e poi Umbra Emma, insomma, vorrei provare quelli per fare la torre. La torre là, come si chiama? La torre da Roma. E poi dovrei anche provare a prendere Emma il Grande, che ci vuole il rapporto dell'inferno infinito, so che ci vuole. E più qualcos'altro, ma non so di preciso. Bene, Cucci, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.